Ciao ragazze, eccomi tornata finalmente con un video routine. So che vi piacciono sempre molto, quindi sono contenta di essere tornata con questa tipologia di video. Mettete un bel pollice in su se volete vedere altre video routine sul canale. Comunque, in questo video vi parlerò di un prodotto in particolare che sto utilizzando per i capelli. Però prima di tutto questo, quando rientro a casa la sera, mi piace innanzitutto mettermi comoda e poi accendere una candela. Come notate, i miei capelli sono un po' rovinati, specialmente sulle lunghezze. Si sono schiariti tantissimo e sono cresciuti un sacco, quindi le punte sono un po' rovinate, e per rimediare a questo il mio aiuto è arrivato il nuovo Hair Food di Garnier. Infatti questo video è stato realizzato in collaborazione con loro. Di cosa si tratta? Si tratta di una maschera a triplo utilizzo, quindi abbiamo un solo prodotto ma ben tre utilizzi. Si può utilizzare come balsamo, come maschera e come trattamento senza risciacquo. Questa maschera è realizzata con il 98% di ingredienti di origine naturale, con il potere dei superfrutti. Infatti in gamma ci sono ben 4 tipologie di prodotto: alla banana per nutrire i capelli secchi, alla papaya come quella che sto utilizzando io per riparare i capelli danneggiati, alla macadamia per districare i capelli difficili da lisciare e alle bacche di goji antiossidante per i capelli colorati. Il primo trattamento che si può utilizzare con questa maschera super innovativa è quello di utilizzarla come vero e proprio balsamo, quindi dopo essermi fatta lo shampoo sotto la doccia vado ad applicare un po' di prodotto sulle lunghezze. Mi piace molto perché va a districare un sacco i capelli, infatti dopo averlo applicato lo lascio in posa qualche minuto e poi passo o le mani nei capelli per andare a districare e togliere i nodi, oppure passo semplicemente la spazzola. La cosa che sicuramente più mi piace di questo prodotto, oltre al fatto che è realizzato con ingredienti naturali, è la sua texture, perché è super super leggera e quindi non va ad appesantire il capello. Il secondo trattamento che si può utilizzare invece è usarlo come vera e propria maschera, quindi quando faccio le maschere preferisco sempre lasciarle in posa più tempo e quindi preferisco lavare i capelli nel lavandino perché sono più comoda. Prendo un po' di prodotto e lo metto sulle lunghezze. Quando faccio la maschera utilizzo molto più prodotto rispetto a quando lo utilizzo come semplice balsamo. Vado a metterlo per bene su tutti i capelli, massaggio la cute e poi sono pronta per rilassarmi, perché mi concedo sempre un quarto d'ora di relax o sul divano o sul letto. In questo caso questa sera, dopo essermi preparata un caffè, ho deciso di guardare una serie su Netflix, oppure semplicemente mi capita di guardare il cellulare se devo rispondere a qualche mail o magari anche semplicemente stando un po' sui social. Vado poi a fonare i miei capelli e guardate il risultato finale, ragazzi. Li ho soltanto fonati per una decina di minuti, sono morbidissimi, liscissimi, non ho neanche passato la piastra e il risultato mi piace un sacco, e poi continuo a ripeterlo, sono super profumati. Il terzo e ultimo trattamento che si può utilizzare con questo prodotto è utilizzarlo senza risciacquo, quindi potete mettere una noce di prodotto sia sui capelli bagnati che sui capelli asciutti, come sto facendo io in questo caso. Mi piace fare questo trattamento quando voglio una bella piega ma non ho tempo da dedicare ai capelli, quindi utilizzo un po' di prodotto sulle lunghezze, poi passo la piastra, e serve per andare a togliere quell'effetto crespo davvero davvero fastidioso. E nulla ragazze, io spero che questo video vi sia piaciuto e di avervi tenuto compagnia. Fatemi sapere qua sotto nei commenti cosa ne pensate di questo prodotto, se l'avete già provato, se avete provato altri prodotti di questa gamma e magari volete consigliarmeli. Iscrivetevi al canale per non perdervi tutti i miei prossimi video. Vi mando un grandissimo bacio e noi ci vediamo presto. Ciao!